Vota Antonio, vota Antonio, vota Antonio, vota Antonio, vota Antonio, vota Antonio! Ma come non vai a votare? Ma quello mancano 2 giorni, manca un giorno, 10 secondi, un'ora! Adesso è il giorno che si deve andare a votare! Anche qui alla regione Campania, e tu non vai a votare perché magari sei transessuale? Perché magari sul tuo documento c'è scritto che sei maschio e invece si vede che sei femmina? Perché sul tuo documento c'è scritto che sei femmina e invece si vede che sei maschio? Ma che te ne importa a te? Quella è una X sopra un foglio di carta. Alla fine, voglio dire, perdi un'opportunità, quello di cambiare, di essere tu personalmente tu che cambi questo paese. E vale anche per te, gay, represso e velato, lesbica nascosta che non farebbe il coming out, nemmeno in punta di morte. Quello è l'unico momento nel quale, secondo me, è giusto che ci sia il segreto elettorale, sia chiaro. Vota Antonio, vota Antonio. Eh sì, perché la democrazia ha a che fare con noi omosessuali. La storia dei nostri diritti e la storia della democrazia passa anche attraverso noi omosessuali. A parte che l'idea di democrazia ci viene da quei certi greci che la applicarono e che amavano noi omosessuali. Ma poi che ne so, proprio nella Rivoluzione francese, un certo duca di Parma, Jean-Jacques Régis de Cambacérès, che uno con questo nome può essere solo omosessuale, Jean-Jacques Régis de Cambacérès, dicevo, eletto all'Assemblea del Popolo, a lui viene affidato il compito omosessuale dichiarato di redigere il nuovo codice civile. Boh, non è che quello del re fosse un codice incivile, ma quello del re si svegliava la mattina e scriveva una legge. La sera, prima di andarsi a coricare, diceva di cancellarla e scriveva tutto il contrario. Quello era un codice incivile. E invece Jean-Jacques Régis de Cambacérès scrive il nuovo codice francese, il primo democratico, che però non fu applicato dai rivoluzionari perché la rivoluzione pruf, e crollò. Ci pensò Napoleone, che scrisse il codice napoleonico, ma di per sé non era tanto democratico questo Napoleone, però il codice lo copiò paro paro da quelli della Rivoluzione francese. Bravo! E questo c'entra con noi della Campania, perché dopo la Rivoluzione napoletana, andata male pure lei, da noi che arrivano i francesi, Napoleone, Murat, e applicano il codice napoleonico che piace talmente tanto anche ai Borbone che una volta restaurati al potere lo lasciano più o meno tale e quale, lo inglobano e in qualche modo anche la Campania e Napoli e il regno delle due Sicilie diventano un po' civilizzati. Ah, su che cosa? Beh, manca del tutto o viene cancellato l'articolo che condanna gli omosessuali. Ah, pensate che negli altri paesi occidentali, in Inghilterra, in Germania e negli anni 60, 70, 80, dopo gli anni 90, si è potuto cancellare l'articolo che condannava gli omosessuali. Mo' direte voi, ma dal codice borbonico che ce ne importa a noi? Noi siamo italiani. Eh no, perché il codice borbonico con questa legge che arriva dentro il codice dei Savoia e viene stabilito dal Parlamento, non troppo democratico, ma comunque Parlamento, che gli omosessuali non sono da condannare. Vabbè, più o meno, il codice Rocco in pratica li condanna lo stesso al confino o ai campi di concentramento e anche i democristiani, ricordiamoci, i brabanti, si inventano il reato di plagio per condannare noi omosessuali. Sì, però non c'è scritto omosessualità tra i reati, grazie alla democrazia. Ah, e quindi se non andate a votare, come si fa a cambiarla la legge per ottenerne una per il matrimonio paritario o una contro l'omofobia o un'altra qualsiasi, per esempio, per cambiare il nome di queste povere disgraziate transessuali che sembrano femmine ma tengono il documento maschile, ma sembrano maschi e tengono il documento femminile? Si chiama la piccola soluzione e sarebbe una soluzione grande, grande però per queste persone perché siano rispettate. E si fa con il voto. Ah, beh certo, dopo Jean-Jacques Régis de Cambacérès, c'è una voca che un omosessuale viene eletto, sì, avete ragione. Il primo, il più famoso, Harvey Milk, americano, finito morto sparato, lui è il sindaco da quell'omofobo contro di lui che è consigliere comunale, l'avete visto il film. È la prima donna lesbica eletta in America? Hai voglia di aspettare. Negli anni 2000 e 12 viene eletta Tammy Baldwin, finalmente.
Ah, voglio avere. Le donne vengono sempre dopo, è colpa vostra. E invece in Campania già potreste eleggere una lesbica. Eh sì, Giulia Tesauro, che nel Beneventano si presenta nel gruppo di Sinistra e Libertà. Andate a controllare. E se non vi piace eleggere una lesbica o un gay in quanto tale, nonostante in Italia sia stato ed è ancora importante che ci siano degli omosessuali nel Parlamento, non hanno ottenuto niente. E ma mica è colpa loro. Quella è la cocciatura dei parlamentari italiani, avete presente? Quelli non fanno una legge che saranno almeno 20 anni, si mettevano a fare una legge proprio per noi. Eh sì, abbiamo avuto Grillini, il primo gay eletto, abbiamo avuto Imma Battaglia, abbiamo avuto Vladimir Luxuria, la prima trans eletta, e vabbè, abbiamo avuto Scalfarotto, abbiamo. Sì, lo so, non hanno fatto niente, non è colpa loro. Forse eleggere un omosessuale non è la soluzione, ma andare a votare sì. Quest'anno in Campania tutti e cinque i candidati hanno sottofirmato il documento politico del Pride regionale di Benevento del 6 di giugno. Benissimo. Tranne Caldoro, perché ha fatto una notazione a margine. Per lui, Caldoro, il matrimonio non varrebbe. Non è un'idea giusta. Caldoro, voci circolano nella regione Campania che tu sia sposato solo con interesse, diciamo, politico, con una certa professoressa e dottoressa del policlinico, e che invece anche tu, come a noi, ami. Ami. Ebbene, Metancella sta a firma completa. E andate a votare. Andate a votare.